Dove non arrivano le parole del Signore, evidentemente anche lui, costretto a mediare attraverso i suoi delegati in terra tra i paletti imposti dalla stessa Chiesa, riescono invece quelle del cuore, da Cugino Topo a Seneca, dai pianti fino addirittura a qualche sorriso. Perché a Giannitta il dramma non è mai piaciuto, lui preferiva la burla continua, lo scherzo, la battutaccia improvvisa. E così, nell'ultimo saluto all'edicolante 47enne di Francavilla, morto tra le fiamme della sua auto lunedì mattina, l'omelia lascia spazio al ricordo di chi quel simpatico mattacchione di Gianni lo conosceva davvero. A margine della funzione funebre, celebrata dal giovane Don Vincenzo, la parola passa a sua cugina Annarita, la Negronetto, come lui amava chiamarla, che legge un piccolo pensiero scritto con sì e cugini: amato cugino Topo, grande esempio di umiltà, di semplicità d'animo, e a te che vogliamo dedicare queste parole che mai saranno le ultime. Il tuo sorriso, i tuoi modi gentili, i tuoi continui modi scherzosi, il tuo altruismo avranno sempre posto in una stanza del nostro cuore. Poi tocca a Martina, l'amica fidata, che racconta di un uomo buono, dolce, assurdamente innamorato dei suoi genitori e della sua famiglia, che non mancava di vantare in ogni occasione. Quindi la nipotina Gaia, ormai diventata donna, che cita Seneca, la maggior parte degli uomini lamenta l'avarizia della natura, perché siamo creati, ma i giorni che ci sono dati da vivere trascorrono veloci. Grazie Giovanni, grazie, dice Gaia, per essere stato un amico, un cugino, un nipote, un fratello, ma soprattutto un figlio che ha colmato il cuore di un'allegria che nessuno potrà mai dimenticare. Infine, l'ultimo atto, con l'uscita del feretro, gli applausi e quel saluto che ti piaceva tanto. Che Dio ti abbia in gloria, fratello Topo.